Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come Ivana Spagna ospite di Francesca Fagnani nella puntata di martedì 17 ottobre di Belve, ha ripercorso la sua carriera parlando anche dei periodi più difficili della sua vita. Quali l'aborto spontaneo, il pensiero del suicidio per poi svelare i ritocchini a cui si è sottoposta. L'icona della musica italiana si è aperta in un'intervista profonda e toccante durante la sua intervista a Belve, rivelando aspetti intimi e sconosciuti della sua vita. La cantante, nota per la sua affinità con i gatti, ha condiviso esperienze di dolore, rinascita e incontri con l'aldilà. Nel 1997, Ivana ha affrontato un aborto spontaneo. Un evento che l'ha segnata profondamente. La perdita del bambino non desiderato inizialmente, ma poi profondamente amato, è stata un'esperienza devastante. All'inizio non lo volevo. Avevo sognato una famiglia come la mia, piena di amore, amore, amore. Invece, vivevo una storia che stava per finire e proprio lì sono rimasta incinta. Niente. Facevo ginnastica perché non lo volevo. Passati un paio di mesi, cominciavo a toccarmi la pancia. Me la coccolavo. Poi, ho fatto 4 serate consecutive e lì è successo il patatrac. Ha avuto un'emorragia. NDR. Non ho detto niente perché volevo tenerlo. Ma dopo 2 giorni ho dovuto fare l'operazione. Non volevo farla perché mi ero affezionata a lui. La morte della madre poco dopo ha amplificato il suo dolore, spingendola sull'orlo del baratro. La depressione e la solitudine hanno avvolto Ivana, portandola a contemplare il suicidio. Tuttavia, in un momento di disperazione assoluta, il miagolio della sua amata gatta Bimba l'ha risvegliata dal torpore, salvandola da un destino tragico. Belve, Ivana Spagna. Le rivelazioni shock. Non avevo più voglia di andare avanti e di soffrire. Avevo organizzato tutto. Avevo pulito la casa. Ero lucida. Non era una cosa disperata. Volevo tagliarmi le vene. Ho sbagliato perché mi ero isolata da tutti. Non contattavo più neanche mio fratello. Così. Finisci nel baratro. Il miagolio della mia gatta Bimba mi ha risvegliato da quel torpore. Mi ha fatto capire che stavo punendo lei perché l'avrei lasciata da sola e chi mi voleva bene. L'ho presa in braccio. Ho pianto tanto e ho promesso che non lo avrei più fatto. Ho passato dei momenti terribili ancora, ma li passiamo tutti. Adesso vado avanti. Ivana Spagna. Belve. Questo evento ha segnato l'inizio di un percorso di guarigione e accettazione. Nonostante le tragedie, Ivana Spagna ha anche parlato apertamente dei suoi interventi di chirurgia estetica. Dal primo intervento al naso a 16 anni, alla trasformazione completa del viso, la cantante ha esplorato la sua evoluzione fisica. Poi, Ivana Spagna ha raccontato dei ritocchi fatti per piacersi di più. Se mi piaccio fisicamente? Mi piaccio di più dopo le cosette che ho fatto adesso. Cosa ho fatto? Tolte le orecchie. Tutta la faccia. In 20 anni ho rifatto la faccia. Ho iniziato con il naso a 16 anni. I miei hanno fatto un sacrificio a farmi fare l'operazione. Con anestesia locale per risparmiare. Il dottore mi diceva: piccolina, abbiamo quasi finito. La mattina dopo avevo una faccia così, ma non avevo più la gobba e mi sentivo bellissima. E poi ho fatto tutto tranne le orecchie. Lifting 1,5. Ho fatto i denti perché da bambina ho preso il biberon fino a 6 anni. I miei mi hanno messo l'apparecchio. Ma il medico che l'ha messo era il medico curante, non un dentista. Mi ha rovinato i denti, si erano cariati tutti. Ho dovuto rifarli, poi ho rifatto la bocca.
Adesso vedo le foto e sembravo una luna piena. Tenevo le punture in frigo e me le facevo da sola. Il seno, l'ho ridotto. Ma è il suo incontro con il paranormale che ha catturato l'attenzione. Ivana sostiene di vedere le anime dei defunti. Un dono che ha sia spaventato che affascinato la star. Queste esperienze mistiche hanno offerto un nuovo significato alla sua vita, unendo il mondo fisico e spirituale.